Oggi, il giorno dopo Natale, il 26, cambiamento tutto all'improvviso, ore 15, sono in un'altra regione, sono ritornato nella mia regione a forma di Acero e devo dire che sono in una città che fa provincia attualmente da pochi anni. Eccola di fronte a me, Lodi, la piazza di Lodi, è stupenda questa piazza di Lodi. E molti dicono che c'è solo la piazza di Lodi, bello, no, ci sono anche le chiese, che le ho visitate tutte le chiese di Lodi, quando abitavo qua all'età di 23-25 anni. Là di fronte, in quel balcone alto, abitava mio cugino Riccardo Maspero. Poi non ho avuto più contatti con lui personalmente, è diventato famoso, io sono rimasto una persona nella misera, stipendio mensile, e lui altamente quotato come calciatore. Ora non ne so più niente di lui, ci siamo persi nel percorso vitale. Io ammiro questa città, mi piace, perché mi ricordo quando ero qui, avevo l'età di 25 anni, ero scappato di casa perché non volevo farmi mantenere dei miei genitori, con 10.000 lire in tasca, e sono venuto qua a abitare il primo anno. È stata un po' di difficoltà all'inizio, poi con rapporti umani, con una conoscenza di persone anche che mi hanno aiutato al Lago di Como, ho avuto l'opportunità di aprire negozi. Attualmente sono alla terza età, qui ammiro ancora questo mia bella piazza di Lodi, dove venivo spesse volte con mio zio. Ora mi dirigo a vedere altre zone belle di Lodi, lungo lago, non è lungo lago, lungo il fiume Adda di Lodi, giù. Mi dirigo là di fronte a me, entro in quella via e vado a vedere il fiume Adda, dove c'è il ponte, e dopo vi racconto la terza fase del viaggio di oggi, che è stato un capovolgimento da una regione all'altra. Da Bettola sono andato a Ponte dell'Olio, da Ponte dell'Olio a Piacenza, da Piacenza ho preso il treno della stessa direzione che mi ha portato a Lodi. Lodi, ora vi racconto su seguirsi della giornata nei prossimi YouTube. Salve da